candidato nel 75, quindi nel premio Nobel del 97 era già una seconda candidatura. I suoi lavori teatrali fanno uso degli stilemi comici propri della commedia dell'arte, ovviamente, e sono rappresentati con successo in tutto il mondo. È famoso per i suoi testi teatrali, ovviamente di satira politica e sociale, per l'impegno politico nella sinistra europea, direi, italiana, può essere. Figlio di Felice Fo, e di Pina Rota, è cresciuto in una famiglia intellettualmente molto vivace, particolarmente viva appunto dal punto di vista della cronaca e dello studio. Gli affabulatori di paese sono quelli che gli danno l'ispirazione per le sue opere principali, grazie appunto alla capacità. La struttura della farsa, con un atteggiamento critico verso quello che lui denominava teatro borghese, fu recitava in luoghi alternativi ai teatri, quindi palazzetti dello sport e così via. Il 1 ottobre del 69 alla Spezia Fo portò per la prima volta in scena con grande successo la giullarata Mistero Buffo. Egli, unico attore in scena, recitava una fantasiosa rielaborazione di testi antichi in Gramellò, traendone una satira tanto divertente quanto affilata. Gramellò, deriva da francese, è un termine di origine francese, infatti coniato dai comici dell'arte e maccheronizzato dai veneti, che lo chiamano Gramlotto. Una parola priva di significato intrinseco, un pappocchio di suoni che riescono ugualmente a evocare il senso del discorso. Il granlò significa appunto gioco onomatopeico di un discorso, articolato arbitrariamente, ma che è in grado di trasmettere con l'apporto di gesti, di ritmi e sonorità particolari un intero discorso compiuto. L'eccezionalità del brano, scritto e interpretato da Adriano Celentano, ancora oggi uno dei pezzi più noti anche al di fuori dei confini nazionali, risiedeva nel fatto che il medesimo non era scritto in italiano, né, pur sembrandolo, in inglese, né in nessun'altra lingua conosciuta. Le parole di Risiposi Nece non ci giusto non avevano alcun significato. Celentano le aveva improvvisate su una base loop, con l'intento di dar vita a una canzone nonsense sul tema della incomunicabilità. Più o meno inconsapevolmente il Moreggiata aveva dato vita a un gramello. Il termine di origine etimologica incerta, deriva forse dal francese gromelé, borbottare, indica un particolare linguaggio scenico che si caratterizza per la riproduzione di alcune proprietà del sistema fonetico di una data lingua o di un determinato dialetto e per la rielaborazione delle stesse in un flusso continuo, somigliante a un discorso ma consistente in un'arbitraria sequenza di suoni. In Pressing Colli in Acciusol, Celentano fa uso proprio di un linguaggio sprovvisto di contenuto semantico, ma riferito al sistema fonetico della lingua inglese. Un gramellò,
in piena regola, ma in ambito musicale anziché teatrale. Qualcuno di Stracciadati stanno giocando a carte con un matto, proprio un matto, il classico matto di paese. Distribuiscono le carte. Oh, che belle carte! Buonasera, maestà, signor Regio, a dispiace andarmi a carte le corna di quel bastardasto il mio amis. Dove se utredes, e smette una tavola in tredes, che non semena tanta scalogna? Oh, ma se son matto! Pescia che ha fuoco una scaramassa per scaricarti via il maloggio. Tredes, o se una scalogna non mena, maloggio sta quando il tocchi sticcia. Deghe o specie che se può da smirar, it trovare de subet la fascia col tomat. Giuga, non sta perdendo il tempo, gli risponde uno. Cavaliere col spadon. Reina col baston. Strolega col cabron. Il bambino innocente. O Dio onnipotente. La giustizia e la ragione. O il furbazo e l'avvocato. Il boia ripicato. O il papa e la papessa. O il prete fa mesa. A un certo punto sullo sfondo di questa locanda appare la morte con un velo nero addosso, coperto da un velo nero. Allora uno dice, oi mamma, chi è quella? Il matto volta le spalle alla morte, che lui intenta contare i soldi che aveva vinto e tutti fuggono. E lei dice, la morte dice, te faccio paura, eh? Pagura mi, no che ha sommato ma ta son e lo san tutti, anco del gioco dei tarocchi e il batto, no che pagura della morte, anzi de contra la va cercando per far copia maritata, che insieme i venze ogni a carta, infin quella dell'amor. Aspetta, eh. Chi mi vuol lusingar, furbasso? Mi lusingar? Lusingar una dama mentre la morte si toglie il velo nero. Che ne manco d'imperator, ne manco del papa, non se lascia menar in soggezione. E appaiono i capelli biondi della morte. Ah, a te ne fai venire gran caldo con queste parole. Che il mero, mato caro, aveva in cresce. Che avria vorsuto starti in compagnia e portarti sé con me. No, ti aiuta per quel, per portarti via con te. No, che non son venuta partiti, c'è la morte. Ah, ecco tu. No, sono... Ma no, abbiate pazienza, ma è... Non è facilissimo. Non è facilissimo. Non è difficile. Allora lui dice... Bevemo... Lo dispero di questo. Dillo tu. Bevemo a scacciamagone le malagone, bella smortina, dice la morte, bella smortina, vieni in allegressa, slazzate sto mantel che vuoi vedere ste brase stagne del color della luna, oi che son belle, e slazzate anche il gigolto inans che stavo a illustrarsi ai liegi con sti due pomi d'argento. Niun uomo l'ha già mai toccata a snuda, dice la morte, e lui dice, ma mi sono un marino, sono un uomo e non sono bene, che sarà peccato per la morte far l'amor con un fiorbalengo. Anderemo a ballare di quei passetti che a voi imparare, a voi far cantare dei sospiri e dei lamenti innamorosi. Questo mi è preso del parte della parte. E abbiamo tagliato dei pezzettini che non so, sono difficili. Non so se siamo riusciti a rendere, però è grazie. Cioè, senza sì. Per cui mangerebbe qualsiasi cosa, no? E allora comincia questo pezzo molto, che è stato recitatissimo un po' dappertutto, estremamente difficile, ma molto, anche molto sarcastico e molto satirico dal punto di vista politico nei confronti dei padroni e dei re, e dove lui spiega appunto che mangerebbe qualsiasi cosa e comincia col mangiare se stesso. Cioè a un certo punto dice, ho talmente fame che mi mangio le mani, le braccia, gli occhi, no? Poi mi fico la mandra in con le budera, tiro fuori, mi mangio le budera, e cioè tutto questo modo triviale di raccontare le cose, poi a un certo punto, bellissima quella frase, dice, si ferma e fa, Deo, ti sei fortunato perché sei lontano, eh?
perché se no dice, mi farei una bella minestra delle nuvole e di tutti che arrivi. Questa cosa dura molto, ma è una, molto significativa, ce l'ha qui il re, mangerebbe il re, cavallo, qualsiasi cosa, perché ha una fame tremenda. Poi conclude un po' più prosaicamente, la gallina, riempo la gallina con i cucini, riempo col cane, col gatto, con qualsiasi cosa, riempo tutta la gallina, mi mangio la gallina completa, il tavolino, le sedie, tutto quanto. Cioè. E quindi è una forma di, come dire, un po' antropomorfa, no? di cibarsi della fame della povera gente, la fame della povera gente, che arrivava al paradosso dove si mangiava qualsiasi cosa. Okay. Questo era un pezzo solo famosissimo che era giusto ricordare perché è stato fatto molte volte. È ricoverata di urgenza al Policlinico di Milano. Muore il 29 maggio 2013 nella sua abitazione di Porta Romana, Milano, all'età di 83 anni, ed è sepolta nel Famedio, del cimitero monumentale di Milano, a fianco al suo carissimo amico Enzo Iannacci. Faremo tre pezzi di Franca Rame. Il primo pezzo lo fa Anto, che è la lettera d'amore. Il secondo pezzo lo farò io, che chiaramente è lo stupro, perché ci siamo interrogati fare o non fare questo pezzo, ma è, insomma, si associa sempre il pezzo a Franca Rame, e allora detto, facciamo, no? Il terzo pezzo invece sarà Orlato di un bordino di pizzo d'oro. Sembri un angelo, quanto è bella mia bimba che compie gli anni, mi diceva. E perché io mi distendevo sul lettone di mamma, vestito, calze, scarpe, velo bianco in testa, una corona del rosario tra le mani poste sul petto, tutta roba della cresima, ed ero felice come una Pasqua e aspettavo che qualcuno mi venisse a cercare e si spaventasse, scoppiando in singhiozzi. È morta, Franchina è morta! E tutti a corrermi intorno piangendo. Arrivavano i vicini, arrivava il prete e tutti rosariavano in coro. Arrivasse un cane di un cane, nessuno spuntava. Nell'attesa mi addormentavo.